Buon salve a tutti ragazzi, sono qui noi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Sims 4. Sono in pigiama e ho anche i capelli più biondi del solito. E niente, sono felice di vedervi oggi. Lasciate un mi piace, così, perché ogni tanto voglio chiedere il mi piace, quindi lasciatelo tipo ora. Pum! Io ho fatto anche l'effetto sonoro del mi piace, nuovo, è nuovo questo effetto sonoro, c'è quando lasciate like, proprio. Basta, la smetto. Ok ragazzi, quindi oggi voglio dedicare l'episodio a un piccolo personaggino che abbiamo un po' abbandonato, mi sento in colpa, e oggi sarà un episodio tutto suo, tranquillo, stiamo calmi, non facciamo nulla di incasinato, semplicemente facciamo crescere Bajur Lampa, vediamo come diventerà da giovane adulto, scopriamolo insieme. Cominciamo! C'era una volta un quartiere tranquillo dove vivevano solamente Dario Lampa e Termo Simone. Ora abbiamo molte, ma molte più famigliole. Ma i giovani Lampa ci sono ancora, il giovane Dario c'è ancora. Il problema è che li stiamo ignorando in questo periodo. Ma adesso torniamo alla nostra bellissima famiglia Lampa che un po' ci è mancata, eh? Ci è un po' mancata, diciamolo. Oh, che carina, è la coppia più duratura di tutto The Sims. Loro si sono messi insieme, non si sono mai lasciati, non si sono mai traditi. Bravo Dario. Noi che tanto dicevamo, Dario è cattivo, Dario fa gli dispetti a tutti, invece si è stato fedele alla sua donna. Bravo, non ha preso da te qualcun altro, però Dina l'ha fatto oggetto mentre era a scuola, perfetto. Oh. Pianifica di attirare un lama nel posto di lavoro? Dai, va, consumate che è un po' che non vi... Oddio, Dina deve invitare a casa i propri compagni di classe. Uffa! Ah, ma pensa, Dina vuole invitare il suo fratello. Va bene, dai, invitiamolo. I voti di Bajur sono diminuiti. No! Bajur! Dario, ma perché non provi un po' a recuperare i rapporti con tuo figlio, che a quanto pare non sono molto positivi al momento? E Ilaria, com'è messa con suo figlio? Dai, con suo figlio già sta meglio, devo dire. Comunque, Bajur, tu dovresti fare la festa di compleanno. Sei pronto ad organizzarla? Allora, dai, organizziamo subito sta festa. Quante persone verranno alla festa di Bajur, considerando quanto è sfigato questo povero ragazzo? Speriamo il più possibile. Dai, dai, sono sicura che ci saranno tante persone. C'hai un sacco di parenti, quindi i parenti vengono sempre. Allora, no, facciamo una festa di compleanno. Vabbè, invitiamo Uffa. Invitiamo Chiara, che è tua sorella, sì, invitiamo Dino. Non possiamo invitare Dino Preserva perché è morto. Va bene, dai. Abbiamo ben 11 invitati. Sei pronto? Sei carico per crescere? Cominciamo. Oh, si sono tutti vestiti eleganti. Che figo che è! Uffa, elegante! Oh mio Dio, guardalo! Oh, sono perdutamente innamorata ogni tanto. Ogni tanto, ogni tanto. Ecco, una cosa che dovremmo fare è far crescere anche Sara Cinesca, perché anche lei è tipo adolescente da 3 secoli e mezzo. Guarda che sono tutti vestiti eleganti, che cosa tenera. Oh, guarda che si incontrano i due fratelli, Daniele Termo e Termometro, ti dicono ehi, ciao, 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 ciao. Guarda com'è bassa la nostra relazione, non va bene. Devi recuperare, ringrazia per la presenza. Ah, oggi faccio crescere anche la Sara, eh. Sì. Sara che comunque ha avuto una mezza relazione, diciamo, con Termometro. No, aspetta, ci ha proprio fatto fichi fichi. Cioè, una scappatella, non fichi fichi, la chiamiamo scappatella. Ha avuto una scappatella, però, oh, senti, adesso è cresciuta, è grande, deve crescere, mentre il termometro ancora ha un po' da vivere come adolescente. Quindi facciamo che... non lo so. Oh cavolo, ma qui c'è anche termometro ora che ci penso. Non è che adesso la vede fare cose? Termometro, non fare niente con Sara, eh? Sara è solo di Bajur. Sì, fidati, Bajur, ci credi nessuno. Vediamo, vediamo. Attenzione, limonata proprio lì davanti. E lui piange. Ha il cuore svezzato, termometro. Pesa, pesa, pesa. Attenzione, ci è rimasto male il piccolo termometro. Termometro, tu hai fatto la stessa cosa con lei, eh? Guarda come si riconquista la sua donna. È già un adulto, è già un adulto. Esprimi un desiderio, vai. Vediamo come cresce. Esprimo un desiderio, spero di diventare un
gran figo con... che vivrà una vita felice. Sì, quella con la vuvuzela, fantastico. Diventa un gran bel figo, Bajur. Sì, però se ce la fai a soffiare queste candeline. Che macello. Bravo! È cresciuto! Non è cambiato niente, niente, è rimasto uguale. Dobbiamo sistemare Bajur perché un pochino devi cambiare. Allora, dobbiamo scegliere un nuovo tratto. Cosa posso mettere? Vabbè, io gli metto goffo. Se non sbaglio, l'aria è goffo, è l'aria condizionata. Così assomiglia di più alla mano. Dai, mettiamogli un goffo che ci sta, è un po' goffo alla fine lui. Ok, ragazzi, dopo tipo mezz'ora che sono rimasta qui a studiare un Bajur Lampa giovane adulto, alla fine ho preso la decisione di lasciargli i soliti capelli che ha da adolescente perché ho guardato un po' questi capelli che ci sono e nessuno mi è sembrato adatto all'essenza di Bajur, quindi ho detto ok. Li lasciamo come quando era adolescente, anche se inizialmente era mia intenzione cambiarli, come avevo fatto anche con Dino e Daniele, però invece no, lui rimarrà con questa pettinatura. Mentre l'ho vestito in questo modo, ho notato che è leggermente ingrassato, secondo me, era più magro prima. Comunque, questi sono i suoi abiti quotidiani, l'ho fatto tutto elegante con la cravattina perché lui sarà una persona seria comunque. E questi sono i formali, questo è lo sportivo, questo è il pigiama semplicemente. Notate che è un po', cioè c'ha il fisichetto, ma è leggermente più largo, non è come Dino che è magrissimo e tutto con i muscoli, lui è un po' più largo, però vabbè, non è proprio grasso. E poi vabbè, questo è da festa e infine questo è il suo costume da bagno. E niente, questo è il nuovo Bajur Lampa. Vi piace? Cosa ne pensate? Vabbè, dai. Questo l'ho vestito abbastanza bene comunque. Non ho voluto cambiare i capelli perché no, così va bene. Comunque, fatto, dai. E adesso che Sara è un'adolescente, tu non puoi più avere relazioni romantiche con lei, vero? È vero, gliel'avete tolta, così sembri un pedofilo, so. Ok, no, senti, aspetta, Sara, dove vai? Aspetta un attimo. Consola metro termo. Ah! Termometro sta piangendo per la storia di Sara Cinesca. Oh, poverino. Dina, vai a consolarlo. Così a caso. Prova a rincuorare. Tranquillo, cuginetto, dai. Molti di voi ancora shippano questa coppia senza ancora non hanno capito che sono cugine e che non possono stare insieme, ma vabbè. Fai passare di età il Sim e facciamo passare di età Sara Cinesca. Oh, vedi che c'è la scelta, grande. Attenzione! Brava! Auguri, buon compleanno, nessuno se la sta cagando. Cosa sta facendo questi due? È cresciuta Sara, brava, nessuno se l'è cagata, poverina, un po' mi ha fatto pena. E niente ragazzi, adesso come adolescente c'è rimasta solo Dina della famiglia Lampa, che però ancora un po', secondo me, dovrà rimanerlo. Poi non ho idea di cosa fare con questa ragazza, perché lei deve conquistare il mondo, però, cioè, allo stesso tempo... non so, forse c'è qualcosa tra lei e lo struzzo senza che io lo sappia. Non lo so, non lo so, è complicata la situazione. No, c'è Madonna mia! Ilaria, devi salutare Madonna mia, è tua nipote! Tu non lo sai, ma è tua nipote! Presentati, bella bambina! Sono la tua nonna, lo sai? Vediamo com'è la relazione tra le due. Nipote! C'è scritto nipote! Oh, che cosa tenera! Dario, vieni anche tu a conoscere tua nipote! Fai una ramanzina sul comportamento scorretto. Attenzione! Io dice: ehi, guarda che non ti devi comportare male. Sei una brava bambina. Ecco, già vanno benissimo, d'accordo? Fantastico, dai, tu sì che ti sai fare apprezzare dai bambini. Allora, adesso che Bajur è diventato un bellissimo giovane adulto, dobbiamo trovargli un lavoro. Cioè, che lavoro potrebbe fare Bajur? Ricordiamo che lui ha come tratti. Genio, veloce a imparare, topo di biblioteca, goffo. Allora, perché Bajur ricordiamo che è un piccolo genio, no? Quindi la carriera da scienziato avrebbe senso. Ma è anche vero che non ho mai provato ad essere la carriera del medico e lui comunque è anche buono, Bajur, dai, non è come suo padre. Lui è un bravo ragazzo, magari vorrebbe provare ad aiutare le persone. Medico, ho deciso. Bajur diventerà un bravissimo medico, vai. Comunque dobbiamo cambiare di aspetto anche un po' Sara Cinesca perché lei è ancora, sembra un adolescente, quindi andiamo. Qui, yep. La famosa famiglia Cinesca che
Abbiamo, tipo, siamo entrati in questa casa quando li ho creati e poi non sono più entrata. C'è questo Cosimo Cinesca, che è l'oscuro padre di Sara Cinesca, che nessuno l'ha mai considerato. Penso sia il sim più inutile che sia mai stato creato nella vita, perché non ha mai fatto niente, poveretto. Niente. Sarà il caso che forse faccia qualcosa? Sara Cinesca, sei una giovane adulta, ma sei ancora vestita da adolescente, quindi dobbiamo un po' modificarti, vai. E beh, dai, Sara Cinesca è una bella ragazza. Possiamo capire che molti siano, diciamo, cascati nel suo fascino. Dino Lampa, Bajor Lampa, Termometro. Oh mio Dio, tu sei peggio di Perla. Perla, se ci pensate, aveva avuto a che fare solo con Daniele e Dino. Tu, invece, con un po' di più. Allora, ragazzi, ho scoperto che gli hanno aggiunto in automatico il tratto schifiltosa. Perché non ho potuto sceglierlo, perché ovviamente l'abbiamo fatta crescere quando la stavamo guidando e quindi gli hanno messo in automatico schifiltosa, che non mi dà fastidio, è buono come tra l'altro, ci sta schifiltosa. Comunque è cresciuta, le ho cambiato la pettinatura, lei è molto onesta, molto onesta. Tra l'altro, ragazzi, ci ho scoperto che l'ho fatta bellissima io questo sim. Gli occhi grigi, poi l'ho anche truccata diversamente, le ho messo i capelli, ho fatto crescere i capelli, no? Quindi questo è come vestita quotidianamente. E questo è il formale, che è molto bello. Qui semplicemente lo sportivo le ho messo la coda e poi da notte con la camicia. E questo è da festa, molto carino vestito. E infine il costume da bagno. Cioè, ho fatto che... Guardate poi che fisico, è tutta strana, è proprio fatta così. Cioè, ha delle forme perfette. Ho fatto un sim bellissimo senza rendermene conto, ma io faccio solo sim belli ora che ci penso. Comunque, Sara Cinesca. Ci piace, mi piace molto come personaggio. E chissà cosa succederà adesso che è diventata anche lei una giovane adulta. Mi faccio un selfie. Se volete vedere che selfie ho fatto, andate a visitare la mia pagina di Instagram. Spam! Raga, però Cosimo Cinesca mica è brutto, eh. Guarda un po'. Ecco da chi ha preso la ragazza. Mica è brutto Cosimo Cinesca, è un pregato. Cioè, è un peccato vederlo sprecato in questa casa senza aver mai fatto niente. Cosimo Cinesca, forse è il caso che anche tu ti metta a fare qualcosa. O no? C'era una volta un uomo che aveva una figlia. La figlia era molto bella, ma anche quest'uomo era molto bello. Il problema è che la figlia aveva avuto, diciamo, cose da fare durante il corso della sua esistenza, mentre il povero Cosimo Cinesca un po' si è annoiato in questi 50 episodi in cui è stato creato e non ha mai fatto nulla dalla mattina alla sera. Quindi, caro il mio piccolo Cosimo Cinesca, sei un adulto, non hai una donna da molto tempo, chissà cosa è successo alla madre di Sara Cinesca, forse è morta, forse ti ha lasciato, ti ha tradito, ti ha lasciato crescere una piccola bambina tutto da solo, hai il diritto di essere felice e di provare ad avere una relazione con una donna. Ciao Giudy Morale, so che sei un po' triste in questo periodo perché tuo marito ti sta tradendo con degli alieni. Capisco la situazione. Conosciamoci meglio. Impara a conoscere, ma sei un bambino troppo carino. Ma ciao Matitino! Ma ciao! Cosa guardi, eh? Sei un furbacchione, eh? Cosa stai guardando, eh? Perché fanno la romanzia insieme? Basta, basta. Oh, io so già cosa state pensando. So già cosa state pensando. No, che noia non farlo. Che noia, smettila di fare così. Erano una coppia felice. Sono durati così tanto insieme. Hanno avuto anche un bellissimo bambino di nome Termometro. Poi certo è nato anche un alieno di mezzo. Però non è colpa di Termo Simone. Non è vero. Lui è stato violentato dagli alieni. Non l'ha veramente tradita. Lo so cosa... Però. Ma povero Giudy Morale. Si sentirà un po' Giudy Morale secondo voi? Ha bisogno di qualcuno che le tiri un po' su il morale? Chiedi di condividere. Di convi. Co cosa? Chiedi di convivere! Chiedi di convivere! Chiedi di convivere? Non puoi chiedergli una cosa del genere, lo sai? Ma quindi, cioè, mi stai dicendo che se dicessi complimenti all'aspetto? Attenzione, l'ha rifiutato! No! L'ha rifiutato! Povero Cosimo! Oh cavolo, è tornato Termo Simone! Ciao Termo Simone, è un piacere conoscerti! Cosa? No, non ci sto provando con la tua donna, scusa, scusa Termo Simone.
Ok, scusati, vai, scusiamoci. Ti chiedo scusa, Giudì Morale, non volevo essere sgarbato. E niente, Cosimo Cinesca, il tuo tentativo di far parte di questa serie è stato alquanto fallimentare, visto che ci hai provato con una e ti ha pure rifiutato, perché Giudì Morale, a quanto pare, anche se è Giudì Morale, un po' di sentimenti per il giovane, ormai non più tanto giovane, Termo Simone, ancora prova qualcosa, quindi siamo felici che rimanga fedele al suo uomo, anche se l'ha tradita con degli alieni. Ok, ragazzi, allora, niente, passiamo un attimo ancora un'ultima volta da Bajur, che vorrei provare a fare una cosa con lui, quindi sì. Ok, caro Bajur, anche per te è arrivato il momento di lasciare i tuoi genitori perché sei un adulto e trasferirti da solo. Ma da chi andare se non dal tuo amatissimo fratello Dino Lampa, che sta da solo, tutto da solo? Dov'è che è? Non mi ricordo. Qui, ecco. Cioè, tutto da solo qui un po', non ti dispiace? Vai insieme a lui, vivete la vostra vita da scapoli. Oh, i Lampa si stanno per... Mi è da piangere. Ora nella famiglia Lampa è rimasta solo Dina con i genitori. Povera Dina, tutta da sola. Un po' non mi fa tristezza, però è giusto che i figli lascino il loro tetto materno e vivino la loro vita. Quindi andiamo un attimo dalla famiglia di Dino e di Bajur. Direi che questa che è bellissima camera del bambino è tua. Sei contento, Bajur? Sara Cinesca, attenzione! Corre voce che proprio ora ci sia una festa scatenata alla Magione, ti va di venirci con me? Sara Cinesca, subito, che le chiede di uscire così! Vai, vai, Bajur, c'è! Ciao! Sara Cinesca è tipo la sim più bella di tutto quanto il mondo e ce l'ha Bajur. Quel piccolo sfigatello Bajur che si credeva fosse anche non troppo etero, ha il cuore della bella Sara Cinesca. Almeno credo. È carino, Bajur vestito così, ci piace. Lui non è cambiato più di tanto. Forse potremmo mettergli un po' di barba ora che ci penso. Attenzione! E subito parte il limone. Ho fatto pure la rima. Fai fichi fichi nel cespuglio. Oh mio Dio. Il primo giorno da giovani adulti, subito che consumano, facendo fichi fichi in un cespuglio. Ah, attenzione, carica proprio. cos'è che c'è scritto qua? C'è un cartello dove dice non fate cose nel cespuglio, perfetto. Salve, abbiamo finito. Aia. Vabbè, raga, li abbiamo persi. Sono una coppia bellissima. Sara Cinesca non potrebbe mai tradirlo con nessun altro, anche se in realtà è già successo, ma non potrebbe mai farlo. Ok, buono. Quella si è messa a dormire sulla panchina, noi andiamo a casa. Stanza del bambino, dorme Bajur, perfetto. Ok, ragazzi, io direi che per questo episodio di Sims può bastare. Sono successe tantissime cose, finalmente abbiamo fatto crescere Bajur e Sara, vi piacciono come sono cresciuti? Bajur non è cambiato più di tanto, però almeno è vestito meglio, no? Sembra più... E poi sembra anche più sicuro di se stesso adesso, perché già con Sara... Però Sara è veramente diventata troppo bella, siamo sicuri che non possa attirare le attenzioni di qualche altro sim, magari? Vedremo, vedremo, vedremo. Comunque... io vi ringrazio per aver seguito questo video e per seguire la serie di The Sims perché ci piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, lasciate un mi piace, mi raccomando, ciao! Do the impossible, see the invisible. Row, row, fight the power. Touch the untouchable, break the unbreakable. Row, row, fight the power.